Amici all'ascolto, buon pomeriggio, vi parliamo dallo stadio Felice Nappi di Somma Vesuviana, scenario oggi di Angri Paganese, valida per la 12ª giornata del campionato di eccellenza Gironi B. Per un fatto di ordine pubblico non è stato reso disponibile l'impianto di Sant'Egidio del Monte Albino, sede abituale degli incontri casalinghi della squadra grigiorossa, squadra grigiorossa che dopo 11 giornate è in testa alla classifica con 28 punti, seguita dal Solofra a quota 24. La Paganese, dopo un inizio altalenante, ha avuto poi nelle ultime giornate delle brutte sorprese. Domenica scorsa ha perso in casa con il Vallo di Diano dopo aver pareggiato 0-0 sul campo dell'ex capolista Solofra. Passo subito alle formazioni delle due squadre: Angri in campo con Morra, Schiavoni, Capasso, Sbrizzo, Smaldoni, Medina, Rosi, Belmonte, Arcini, Lucino e Santanillo. La Paganese risponde con Di Benedetto, Russo e Pagano, Costanzo, Comiato e Caputo, Capuzzo, Mormile, D'Angelo, Ferrante e Malafronte. Arbitra l'incontro il signor Meucci di Tivoli, coadiuvato dai guardalini Sepe e Chirullo di Torre Annunziata. A disposizione per l'Angri ci sono Manzo, Di Vicino, Guadagno, Piscopo e Polito, mentre mister arbitrio ha a disposizione Pepe, Minauda, Muscariello, Schisani e Borrelli. Belmonte riceve da Medina. Rosi, l'arresto di sinistro, si sovrappone Capasso, va Rosi, il cross insidioso ed è il numero 3 Pagano ad anticipare Gennaro Arcini. Cedere palla a Sbrizzo, Arcini sulla destra, in verticale per Lucino, due su di lui, sono Pagano e Comiato, lo fermano. Poi Arcini ancora per Lucino, posizione regolare, va Lucino, cross in aria, palla lunga per Santanello, attenzione Di Benedetto, miracolo, miracolo di Di Benedetto su conclusione ravvicinata di Santanello. Angri vicino al gol al 17esimo minuto del primo tempo. La Paganese giustamente fa gioco di rimessa, l'Angri dal canto suo deve attaccare, deve premere sull'acceleratore per fare la partita. Intanto chiedo scusa, ma la fronte, il tiro, la grande risposta di Morra e poi Schiavone, palla che finisce sul fondo. In avanti di prima per Lucino che non aggancia, Santanello, poi ancora Lucino. Va Lucino, palla per Santanello, posizione regolare, Santanello, Di Benedetto, ferma ancora Santanello. Il Monte chiede un compagno libero, Rosi, palla in aria per Capasso, il traversone basso, Lucino, gol di Lucino, grande azione dell'Angri e Angri è in vantaggio con Lucino al 29esimo minuto. Grande azione soprattutto della coppia Rosi Capasso. Capasso è entrato in area, ha servito al centro un pallone basso sul quale Lucino di piatto ha freddato l'incolpevole Di Benedetto al 29esimo. Dunque Angri in vantaggio con Vincenzo Lucino. D'Angelo, attenzione D'Angelo in area. Di fronte a Medina, D'Angelo, la palla al centro della porta, blocca Morra. Attenzione in area, D'Angelo, palla che termina sul fondo. Molto motivata in questa ripresa. D'Angelo, attenzione, palla che filtra in area di Minauda, palla in rete, attenzione, palla in rete. Piuttosto distratto Morra nella circostanza. La Paganese ha pareggiato con Minauda. Mormile cerca il doppio dribbling, il secondo su Belmonte, non ha buon esito. Lucino per l'Angri, palla in aria per Santanello, in posizione regolare Santanello, la respinta di Di Benedetto. Ancora Di Benedetto dice di no a Santanello. Attenzione Lucino, Lucino in aria, Lucino il tiro, la traversa respinge e la conclusione del numero 10. Angri ancora vicino al gol del vantaggio. Lucino, palla a girare, attenzione, gol, gol, gol.
gol! Questa volta Santariello non ha sbagliato, questa volta Santariello non ha sbagliato e ha portato in vantaggio Grigiorossi. Santariello si fa perdonare dal proprio pubblico. Calcio di punizione per la Paganese, attenzione al tiro di Carmine Malafronte. Malafronte, il destro, la palla bloccata a terra da Morra. Poi Capuzzo ti mette pallone in aria per Malafronte, attenzione a Malafronte, deve destra con Smaldone, riesce a crossare, poi di vicino in qualche maniera ferma l'ingresso in aria di D'Angelo. Una palla in aria per Santaniello, l'arresto non perfetto di Santaniello. Belmonte, Langri che insiste, si allunga il pallone favorendo l'intervento di D'Angelo, palla che rimane in campo, la insegue Rosi, tre dribbling di Rosi, va Rosi, ancora Rosi, palla in aria per Santaniello, lunga di Benedetto, può uscire, grossa azione confezionata da Giuseppe Rosi.